Si consideri la superficie S del paraboloide di equazione z uguale 2 che moltiplica aperta la tonda 2 meno x quadro meno y quadro e chiusa la tonda limitatamente al semispazio z maggiore o uguale di 0. Sia poi gamma, il bordo della superficie S, ci chiedono di calcolare l'integrale curvilineo estesa a gamma della forma differenziale x dy più y dz. E ci chiedono di verificare il risultato con la formula mediante la formula di Stokes, quindi il teorema di Stokes. È un esercizio tratto da un testo d'esame assegnato nel marzo del 2007, quindi parecchio tempo fa, praticamente quasi una decina d'anni fa, alla Facoltà di Ingegneria Meccanica dell'Università di Roma, La Sapienza. Io direi di fare prima applicare il teorema di Stokes. Quindi fare il contrario di quello che mi chiede il testo e poi applicare, calcolare appunto l'integrale curvilineo in maniera diretta. Vi ricordo che il teorema di Stokes, la formula di Stokes, così ci chiedono di utilizzare la verifica con la formula di Stokes, ci dice che l'integrale superficiale esteso ad S del rotore del prodotto scalare fra il rotore di F e la normale in de sigma è pari all'integrale curvilineo esteso al bordo della superficie S, quindi scusate, esteso a gamma proprio della nostra forma differenziale x grande di x più y grande di y più z grande di z. Questa è la formula relativa al teorema di Stokes. E quindi la prima cosa da fare è calcolare questo rotore di F, che si può scrivere come rotore di F o anche il prodotto vettoriale Nabla vettore F, che è quel terminale 3x3 IJK derivata rispetto ad x, derivata rispetto ad y, derivata rispetto a z, e poi le tre componenti F1, F2, F3. In alternativa, la formula in questo caso è molto facile perché abbiamo che z' rispetto ad y meno y' rispetto a z più, o meglio, virgola sarebbe, no? Possiamo scrivere per il verso. Per il versore i, ovviamente, se dobbiamo scrivere qua la somma, più x' rispetto a z meno z' rispetto ad x per il versore iota, più y' rispetto ad x meno x' rispetto ad y per il versore cap. Molto facile in questo caso perché abbiamo che, qui non c'è, ovviamente abbiamo che manca la x grande, c'è la y grande e la z grande. La z grande rispetto ad y è 1. La y grande rispetto a z, che è la seconda, è 0, quindi abbiamo i sicuramente. La derivata parziale della x grande, fatta rispetto a z non c'è perché ovviamente non c'è la x grande, così come è 0, la derivata parziale della z grande fatta rispetto ad x, non c'è niente in x, è y la z grande, mentre invece è 1 la derivata parziale della y fatta rispetto ad x e 0 quella della x grande fatta rispetto ad y. Quindi abbiamo 1 più, sarebbe 0 per iota più k. No? Quindi il rotore di F, se vogliamo scrivere in forma di coordinate, il rotore di F sarà 1, 0, 1. La normale, diciamo, questa normale esterna, come la possiamo esprimere? Abbiamo già, nella parte di spiegazione, ve l'ho già spiegato. N sarà coseno di x con n. Coseno di y con n, coseno di z con n, no? Le componenti del verso. Ma tradotto, è L fratto più o meno la radice quadrata di g meno f quadro, m fratto più o meno la radice quadrata di g meno f quadro, n fratto più o meno la radice quadrata di g meno f quadro, dove L, M, N, lo sappiamo le formule, sappiamo anche la formula di radice di g meno f quadro. Quelle radici però se lo raccogliamo, quindi sarà 1 su radice di g meno f quadro che moltiplica L, M, N, che però si semplifica la radice di g meno f quadro con il de sigma della formula del rotore che è sempre radice di g meno f quadro. Pertanto basterà in pratica calcolare, io le scrivo adesso, se volete, le scrivo le componenti, ma è assolutamente inutile in questo caso, quindi basta calcolare i numeratori, quindi delle componenti del versore L, M, N. Per farlo dobbiamo scrivere la parametrizzazione di S della superficie, no? Quindi segniamoci quanto vale il rotore, questa formula la posso cancellare, visto che ormai dovreste conoscerla. S chi è? Beh,
Beh, S in questo caso si può scrivere in vari modi. Ce la danno in forma parametrica, cioè, scritto qua, ce la danno in forma cartesiana, volevo dire, e posso scrivere quindi x uguale u, y uguale v, z uguale 2 che moltiplica 2 meno u quadro meno v quadro. Lasciare x e y, quindi x uguale x, y uguale y, z uguale 2 che moltiplica 2 meno x quadro meno y quadro, ma io vi consiglierei in questo caso di passare a coordinate cilindriche. Questo esercizio lo trovate in un testo che è anche risolto, ma io lo risolvo in maniera diversa. Cioè, il testo lo risolvo ovviamente come lo sto risolvendo io, ma appunto rimane in coordinate cartesiane. Il testo è un testo da cui ho già preso altri esercizi, che è intitolato Esercizi svolti di analisi matematica di Luisa Moschini e Rosanna Schianchi. Probabilmente lo conoscete perché è uno dei testi di cui delle parti ci sono anche online. Testo non passare a coordinate cilindriche subito, non è che figuriamoci, è giusto lo stesso lasciare rimanere in cartesiane, però poi dopo quando andiamo a fare l'integrale doppio, perché ricordo che l'integrale stessa ad S del rotore di F scalare in sigma diventa l'integrale doppio. Perché vi ricordo che l'integrale doppio poi è in xy, quindi l'integrale doppio poi, visto che il dominio è x quadro più y quadro, lo vediamo, minore o uguale 2, perché? Beh, ovviamente se rimango in coordinate cartesiane, se z è uguale a 0, mi viene che 0 è ovviamente maggiore o uguale di 4 meno 2x quadro meno 2y quadro, che vuol dire appunto x quadro più y quadro minore o uguale 2. Cerchio di centro dell'origine e raggio radice di 2. Quindi dopo dovrò passare comunque a polari ρ compreso fra 0 e radice di 2 e θ compreso fra 0 e 2 pi greco. Ma a questo punto tanto vale passare subito in cilindriche, secondo me. Cioè usare questo tipo di parametrizzazione, x uguale ρ cos θ, y uguale ρ sin θ e z che è uguale a, ovviamente qua viene un 2 meno, x quadro più y quadro è ρ quadro, lo sappiamo, quindi abbiamo un 2 che moltiplica 2 meno rho al quadrato. In questo caso, tra l'altro, avrei anche subito i valori dietro cui varia rho, che sono 0 radice di 2, e quelli dietro cui varia teta, che sono 0 2 pi greco. Ripeto, è la stessa cosa, se o la formula fa prima o la fa dopo, io preferisco portarmi avanti e le cose farle prima, ma è la stessa cosa, quello che fa il testo, fa la cosa esattamente contraria. Calcoliamo appunto questi, calcoliamo le, scriviamoci il giacobiano, quindi LMN, L, lo ricordo, è Y' rispetto a ρ, z' rispetto a ρ, y' rispetto a θ, z' rispetto a θ. Queste formule di LMN le abbiamo viste ormai tantissime volte. Quindi abbiamo sicuramente sin θ, ρ cos θ, qua abbiamo attenzione, meno 4 ρ, perché abbiamo che questa è meno 2 ρ la derivata. La derivata di aspetta ρ, quindi meno 2 ρ, andiamo a moltiplicare per quel coefficiente 2 che sta scritto lì davanti, e quindi meno 4 ρ. Ovviamente quella rispetto a θ è 0, e quindi otteniamo un L che vale un 4 ρ quadro cos θ. Stesso discorso ripetiamo per M è z rispetto a ρ, z rispetto a θ, x rispetto a ρ, x rispetto a θ. La colonna degli z l'abbiamo già fatta ed è un meno 4 ρ è 0. La derivata della x fatta rispetto a ρ è ovviamente un cos θ, qui abbiamo un meno ρ sin θ, e questa volta il risultato è 4 ρ al quadrato sin θ. Infine n, vi ricordo che in questo caso L si poteva anche non calcolare, visto che comunque non c'è chiedo scusa, M si poteva non calcolare visto che è 0 la componente lungo y del rotore. Però va bene, abbiamo fatto lo stesso per ricordarci la formula. N è x rispetto a ρ, x rispetto a θ in colonna, y rispetto a ρ, y rispetto a θ. Basta copiare quello che abbiamo scritto prima, quindi abbiamo un cos θ, un meno ρ sin θ, un sin θ e un ρ cos θ. Ρ cos θ per cos θ è ρ cos quadro θ. Meno per meno più ρ sin quadro θ, raccogliendo ρ, sin quadro più cos quadro è 1, il risultato è ρ. Ma a noi interessano solamente L ed N, visto che ripeto è 0 quella. Quindi l'integrale superficiale esteso ad S del rotore di F scalare in sigma diventa l'integrale doppio
esteso a U maiuscolo, per esempio, di 1 per L, quindi L, quindi di 4 rho al quadrato cos theta, più 0 per M, che è 0, più rho per 1. Tutto quanto in de rho de theta, dove il dominio è un dominio 1, un dominio rettangolare, con rho che varia fra 0 e radice di 2, theta varia fra 0 e 2 pi greco. Questo è il modo più lungo. Poi vedremo il modo più veloce, quello che ci chiede inizialmente il testo, no? Ovvero che riguarda il calcolo ovviamente diretto dell'integrale curvilineo. Quindi questo è uguale all'integrale fra 0 e 2 pi greco di d theta, per l'integrale fra 0 e radice di 2 di rho più 4 rho quadro cos theta, tutto quanto in de rho, ovvero integrale fra 0 e 2 pi greco di, allora abbiamo un rho quadro mezzi sicuramente, meno 4 terzi di rho al cubo, tutto quanto, ovviamente per cos theta che mi sono dimenticato di scrivere. Quanto che andiamo a comprendere fra 0 e la radice di 2, tutto in d theta. Applichiamo il teorema fondamentale del calcolo. Abbiamo che questa integrale è pari all'integrale fra 0 e 2 pi greco di, dunque la radice di 2 al quadrato è 2, 2 mezzi è 1, meno 4 terzi che moltiplica. Vediamo che cosa. Radice di 2 al cubo è un 2 radice di 2, coseno di teta. Ma come potete notare, l'integrale tra 0 e 2 pi di meno 4 terzi per 2 radici di 2, quindi meno 8 terzi radici di 2 cos teta, è 0, perché verrebbe un sen teta, col meno davanti, che fra 0 e 2 pi è sempre 0. Quindi rimane in pratica solamente l'integrale fra 0 e 2 pi di d teta, ovvero 2 pi. Questo è il risultato. Vediamo se verrà 2 pi greco anche col calcolo diretto dell'integrale curvilineo. Io questi esercizi ve li faccio vedere con calma, così potete capire bene la risoluzione. Ce ne sono molti di tipologie, ovviamente il teorema della divergenza, ne vedremo anche delle altre, quindi attenzione, questi sono i primi, occhio a come è scritto il testo e quello che ci chiede bene il testo. Dunque, segnatevi questo 2 pi greco. Per calcolare l'integrale curvilineo di gamma in maniera diretta, dobbiamo semplicemente scrivere l'espressione parametrica della curva gamma a bordo della superficie S, dove gamma in questo caso chi sarà? Beh, abbiamo già visto che se z è 0 ci viene un x quadro più y quadro uguale 2, quindi circonferenza del centro d'origine e raggio pari alla radice di 2. Le equazioni parametriche sono x uguale radice di 2 cos t più 0, che è x con 0 l'ascissa del centro, y uguale radice di 2 sen t più y con 0, che è 0, ordinata nel centro, con z uguale a 0. Ecco le equazioni parametriche della curva gamma bordo della superficie S, con t ovviamente compreso fra 0 e 2 pi. Capite che questo modo qui è un modo che ci porta a risolvere l'esercizio in 2 minuti. Ecco perché poi il testo richiede la verifica con la formula di Stokes. Quindi l'integrale chi sarà? Sarà l'integrale fra 0 e 2 pi greco. Tenete presente che il dz è 0, quindi questo non c'è il dx, il contributo di dx non c'è, c'è solamente l'integrale stessa gamma di x dy. Quindi vuol dire x è radice di 2 cos t, ma che moltiplica un altro radice di 2 cos t, perché è la derivata di y, è la derivata di radice di 2 sen t, che è radice di 2 cos t di t. Radice di 2 per radice di 2 è 2. Abbiamo un integrale fra 0 e 2 pi di cos quadro t di cui conosciamo la primitiva. Se non la conoscete potete applicare l'integrazione per parti, scrivendo cos t per cos t come cos quadro, oppure la formula di duplicazione, insomma, scegliete voi. Chi se la ricorda, si ricorderà che questo vale 2 e la primitiva vale 1 mezzo, che moltiplica t più cos t sen t, che comprendiamo fra 0 e 2 pi. Facciamo notare che la seconda parte nel teorema fondamentale del calcolo, consistente nel mettere lo 0 al posto di t, è tutto quanto a 0. Questo è 0 e questo è il coseno di 0 che è 1, ma seno di 0 è 0, quindi 0 per 1 fa 0. Coseno di 2 pi greco è 1, ma il seno di 2 pi greco è 0, quindi viene 0. Viene un 2 pi greco, questo è 1, per 1 2 pi greco. Come potete vedere, il risultato è comunque sempre 2 pi greco. Quindi abbiamo trovato come in entrambi i modi il risultato è sempre 2 pi greco.